contribuito notevolmente alla rinascita di Taranto. Apriamo la giornata di studi che avevamo costruito appunto con il dottor Cesare Biasini Selvaggi, che è curatore della giornata. Questa giornata arriva nella fase conclusiva del nostro progetto, che è stato finanziato grazie al bando PAC 2020, Piano per l'Arte Contemporanea. Infatti, nella parte pomeridiana avremo con noi il nostro Ministero della Cultura, con la Direzione Generale di Creatività Contemporanea, che parlerà anche di questo importante bando. L'interesse appunto del bando è che ci ha permesso di creare una mostra personale, quindi invito tutti a visitarla, che sarà esposta fino a gennaio, dell'artista Federico Gori, che oggi farà anche lui il suo intervento con la mostra personale, Età dell'oro, la muta, e soprattutto la committenza di un'opera che l'artista ha creato in residenza artistica al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Inside Specific, dialogando proprio con il passato. In un processo che non è stato semplice, poi Federico Gori spiegherà meglio il suo percorso, anche perché questo è un museo archeologico molto ricco, con un patrimonio culturale molto importante, anche con un allestimento molto austero. Pertanto non era facile questo progetto, questo processo, però è stato veramente un percorso per tutti noi molto formativo. Con il dottor Cesare Biasini Selvaggi abbiamo cercato di creare una giornata che secondo noi ha sicuramente gli elementi che io mi auguro possano oggi, alla fine della giornata, anche nelle riflessioni che faremo, soprattutto aiutarci anche a creare dei modelli di sviluppo. Quindi ascoltandoci, aprendo il dialogo con le persone presenti, ma anche quello online che potrà partecipare oggi, capire anche quali sono i modelli del futuro e soprattutto aiutarci sempre di più a dialogare, a lavorare meglio fra pubblico e privato, perché io ritengo, questo è il mio parere personale, che in Italia ancora vi siano grandi difficoltà, nonostante insomma la legge abbia sancito anche per partenariati pubblico-privato, ancora di difficile applicazione anche giuridica, e ci spinga invece nella giusta direzione. Pertanto gli elementi che saranno messi in luce dalla giornata sono anche, da una parte appunto, l'elemento della creatività, l'elemento della produzione artistica, però anche quello importante del rapporto fra le istituzioni pubbliche. Avremo oggi appunto due ministeri, il Ministero della Cultura, di cui lo stesso Museo Archeologico fa parte, il MAECI, che parlerà dell'internazionalizzazione, però al contempo le identità territoriali e l'importanza delle fondazioni. Quindi avremo la Fondazione Pistoletto, il dottor Paolo Nardini, il presidente della Città dell'Arte. Fondazione Pistoletto farà il suo intervento, poi avremo un videomessaggio dell'artista Michelangelo Pistoletto, che ringraziamo già per essere con noi oggi a questa giornata, e la Quadriennale di Roma. E al contempo un aspetto importante che è quello della formazione, quindi gli interventi poi sulle accademie. Sempre però in una visione anche del rapporto continuo con l'artista, ecco perché per noi è stato molto importante oggi avere Michelangelo Pistoletto, però anche Federico Gori, che comunque porterà la sua testimonianza. Anche perché quando al museo ci siamo aperti al contemporaneo, in realtà dal 2000 erano state fatte alcune mostre precedenti, però noi nel 2016 abbiamo proprio posto l'elemento dell'arte contemporanea alla base anche del nostro piano strategico. Però, ecco, in un rapporto sempre continuo con l'archeologia, perché il nostro progetto scientifico-culturale aveva alla base una visione dell'archeologia, lo ha tutt'oggi, non una visione passatista dell'archeologia, ma un'archeologia come scienza di interpretazione del contemporaneo. Quindi, anzi, per noi è una delle discipline più contemporanee che possiamo oggi pensare. Sempre vedendo anche l'innovazione in un continuo recupero della tradizione. Del resto, per citare
Henri Bergson, che ci diceva: la vita è sempre creazione, imprevedibilità e nello stesso tempo conservazione integrale ed automatica dell'intero passato. In un dialogo comunque molto molto complesso, ecco perché mi auguro che oggi, da questa giornata di studi, che io la interpreto non semplicemente come una giornata di studi, ma come un'esperienza, un laboratorio e la possibilità, ecco, di ascoltare anche gli interventi che potranno esserci dal pubblico. Ma quello che mi auguro che possa emergere da questo dibattito è il rapporto soprattutto con le reti territoriali e lo sviluppo territoriale. E parlavamo ieri a cena con Gaia Popò, che ringrazio per essere presente, che l'ascolteremo oggi. In effetti ci confrontavamo anche su ciò che noi attribuiamo al significato di locale, che in realtà è così importante in Italia. Il nostro patrimonio culturale ha una grande ricchezza, non soltanto in termini ovviamente di volume del suo patrimonio, ma di storia nelle sue innumerevoli identità. Sempre in un rapporto difficile, quindi lo vedremo anche quest'oggi, nel rapporto fra locale e internazionalizzazione, in modo tale però che le varie esperienze, i vari progetti territoriali non rimangano ancorati ad un localismo che significa invece chiusura. E poi mi auguro che da questa giornata di studi, ribadisco, possano anche emergere delle indicazioni proprio per piani gestionali, perché poi ci accorgiamo, per fortuna anche noi nel pubblico, non soltanto le fondazioni del privato, quanto sia importante la sostenibilità. Innanzitutto una sostenibilità socioculturale, ma anche una sostenibilità economica delle strutture. Sempre con Gaia Bobone parlavamo ieri sera dell'importanza della responsabilità sociale che è una struttura pubblica, ecco perché ci chiedevamo quali saranno i risultati di questa operazione fatta insieme all'artista Federico Gori, con quali parametri misureremo. Quindi ascolterò con grande attenzione soprattutto i vostri progetti di vari relatori sulle mappature, ma anche sulle reti territoriali che vengono create. E mi auguro anche che possa esserci uno spunto di riflessione, anche se vogliamo, anche alla modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che per fortuna, dopo tanto tempo, il nostro Paese ha deciso di parlare di biodiversità, di ecosistemi. Ho assistito a una bellissima lezione magistralis dell'ex ministro della giustizia Flick, il diritto al patrimonio culturale che ha creato insieme alla Fondazione del Patrimonio. E appunto lui ha messo proprio in luce l'importanza, ecco, della modifica dell'articolo 9, intesa non soltanto come tutela dell'ambiente, della biodiversità ambientale, ma della biodiversità umana, di cui chiaramente l'arte, la creazione e la cultura acquistano un ruolo importantissimo. E del resto, appunto, per citare le parole di Michelangelo Pistoletto, l'arte e la società sono continue relazioni tra elementi diversi. La massima diversità che poi Paolo Naldini ha creato appunto insieme a Michelangelo Pistoletto, proprio il manifesto di democrazia o pazzia, che ha alla base anche questo concetto. Per Taranto, perché comunque secondo noi era simbolico poter tenere questa giornata di studi proprio in questo territorio che vive una rinascita, però anche uno sviluppo sempre più, mi auguro, sostenibile, è anche fare una riflessione su quella che è anche la creazione artistica in contesti urbani, ma soprattutto nei centri policentrici, per non parlare insomma mai più di periferie urbane, in cui vadano a confluire l'arte contemporanea, però anche l'architettura, quella che è una rigenerazione urbana che in primis deve essere una rigenerazione socioculturale e anche di un patrimonio vivente. Ecco perché saremo, ecco, molto soprattutto molto interessate ad ascoltare le relazioni sia degli artisti ma anche delle fondazioni, anche perché forse c'è sempre più bisogno di un approccio che non sia solo socioculturale ma socioartistico appunto nei progetti di sviluppo, proprio per sapere articolare delle scale di progettazione ma anche poi di giudizio su ciò e quindi dei metri
di valutazione dei progetti che facciamo, che siano non soltanto scale spaziali ma scale temporali, affinché la cultura, quindi la creazione artistica, il patrimonio culturale ma anche il patrimonio vivente, diventi sempre più un processo di trasformazione e non soltanto appunto produttore di forme finite, estetiche oppure di semplici animazioni del territorio. Quindi ringrazio i relatori per essere qui e a questo punto iniziamo il primo panel, le cartografie italiane del futuro desiderabile dell'attivazione, visioni e metodi, il caso di Fondazione Pistoletto e Città dell'Arte. Abbiamo il messaggio di Michelangelo Pistoletto e quindi prego la regia di voler iniziare. Grazie. Allora, Michelangelo, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito della dottoressa Eva degli Innocenti e mio per inaugurare questa giornata di studi. Devo dirvi la verità, io mi sono debitore anche per alcuni termini che ho scelto per il titolo di questa giornata di studi, perché noi partiamo dalle mappature alla promozione e attivazione dei territori del contemporaneo. Quindi sia il concetto di mappatura che il concetto di attivazione ti appartengono. E quindi ci sembrava il modo migliore per cominciare questa nostra giornata. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è un piacere di essere qui con voi. E buona giornata e tanti auguri in bocca al lupo a tutti. Perché per te sin dall'inizio è stata della figura di Città dell'Arte, penso, è stato importante mappare i territori, non solo da un punto di vista geografico, ma da un punto di vista culturale, sociale ed economico. Ma questa idea di mappatura può partire da lontano, dal mio progetto Arte, che ho pubblicato un manifesto dove dicevo che è venuto per l'artista il momento di mettere in connessione tutti i vari ambiti, i vari aspetti della società, dall'economia alla politica, dall'educazione alla religione e al comportamento, tutti i vari settori della società. I vari settori della società per me sostituivano i vari settori dell'arte, che possono essere la musica, la poesia, il teatro, il cinema. Io da questi settori dell'arte sono passato all'integrazione dei settori della società. Quindi in questo modo portavo la società a diventare fenomeno corale, nel senso artistico, e l'arte a diventare fenomeno politico, a diventare fenomeno di organizzazione comune. Questa è la mappatura è venuta fuori molto più tardi, proprio la mappatura vera e propria, quando è nato il concetto di democrazia, trasformato in democrazia, in democratica. Quindi la democrazia, così come è stata pensata, portata avanti, è un grande sogno, è un ideale straordinario, basilare, che però non si riesce a portare a conclusione perché manca poi la vera soluzione pratica. Quindi abbiamo pensato alla pratica, una nuova pratica della democrazia. Che si chiama democrazia, cioè democratica, praticare il demo. Demo che vuol dire popolo. Dunque, il popolo da solo non può avere potere, perché democrazia vuol dire potere del popolo. Bisogna che le persone siano unite in qualche maniera tra loro. E come si uniscono? Beh, abbiamo trovato i grandi settori partitici, eccetera, che però finiscono per diventare idealistici, ideologie, ideologici. Noi abbiamo bisogno di partiti pratici. Allora, la pratica esiste già nella società perché è formata dalle imprese, dalle piccole, medie, grandi imprese, dove si lavora, dove si muove, dove si promuove, dove si agisce insieme. Addirittura una famiglia è già una piccola impresa, perché è già, è allo stesso tempo è già un piccolo governo,
perché ti devi mettere in accordo per far funzionare quella piccola, media, grande impresa. Dobbiamo mettere le imprese a connettersi, e le imprese sono di per sé elementi, e quindi differenti, che però all'interno hanno un piccolo governo. Questi piccoli governi devono trovare il governo intermedio, quello che permette a questi piccoli governi di risolvere problemi che sono necessari per convivere, procedere, creare civiltà. Ecco che allora siamo passati alla mappatura. La mappatura è la resocontazione delle varie imprese che ci sono, cioè l'elenco che ci sono e che sono disponibili a mettersi o in confronto democratico. Dunque la mappatura è una cosa che, partendo dalla città dell'arte, si è fatta per esempio a Biella, dove tutte le piccole e medie imprese, associazioni, organizzazioni di ogni tipo sono individuate, sono messe in una mostra dove tutte le imprese si conoscono poi a vicenda e si mettono dei grandi temi a confronto per fare dei forum, che abbiamo chiamato i forum. I forum sono degli incontri dove si mette un argomento che viene discusso e pian piano per tentativi si va alla soluzione. Dunque, Paolo ne parlerà prossimamente nell'incontro e approfondirà questa comunque mappatura. È questa mappatura di quelli che sono pronti a entrare in contatto per discutere e arrivare a delle soluzioni che sono attive nella società. In parte come era prima, cioè che gli artisti, gli studenti d'arte devono imparare a sviluppare una propria creatività, una propria dinamica, sviluppare questa libertà individuale che è stata conquistata con l'arte moderna e contemporanea, e questa è una parte, ma non soltanto più per avere un riconoscimento individuale che è giustificatissimo, ci vuole un riconoscimento individuale, ma non solo. Bisogna che, se ci sono due artisti che hanno una capacità creativa, la impieghino insieme per fare qualcosa che implica la società. Quindi la dualità diventa un fenomeno creativo, un fenomeno di creazione che non è più soltanto individuale ma è sociale, e diventa pian piano collettivo se si insegna fin da bambini alle persone della società a essere più creative, più libere e più autonome. Questa autonomia dell'artista poi la usano mettendosi in connessione e cercando nuove soluzioni che non possono venire altrimenti che nella connessione, interconnessione, attraverso un concetto di non soltanto più di autorialità, ma di coautorialità. Dobbiamo coautorializzare la società nella creazione di una nuova società. Lo vedo proprio in base a questa cosa che ho detto: la capacità di mettere insieme le aspettative di benessere e di uguaglianza attraverso e renderle poi effettive con risultati, unendo un principio fondamentale, mettendo in moto un principio fondamentale che è l'unione delle differenze. Tutto avviene per incontro di differenze. Non ci sono due cose identiche, non esiste una identicità che possa essere predeterminata. E se sempre una dualità,
che si combina in questo simbolo che io ho fatto, che è il simbolo trinamico, quello che viene dal simbolo di infinito, che crea tre cerchi. In questi tre cerchi abbiamo da una parte un elemento in un cerchio, dalla parte opposta, nel cerchio opposto, abbiamo la rappresentazione di un elemento differente. Al centro, nel cerchio centrale, avviene l'unione di questi due elementi. Tutto l'universo è fatto di elementi diversi che si devono unire al centro, in questo cerchio centrale, che è sempre vuoto, ma non perché è vuoto, perché deve permettere agli elementi di unirsi, ma è sempre pieno, non è mai vuoto, perché avviene sempre l'unione. Questo è il metodo usato dalla natura per creare, ed è lo stesso metodo che gli esseri umani usano per creare artificialmente. Quindi dobbiamo pian piano pensare che ognuno di noi è un elemento che deve essere in qualche modo congiunto con un elemento diverso, un'altra persona, non solo le persone, ma gli animali, la natura, gli elementi diciamo, esistenti, per creare sempre un'armonia, creare un terzo elemento che non esisteva. La creazione umana e la creazione artificiale hanno lo stesso, possono seguire lo stesso metodo, anzi devono seguire, solo che dobbiamo essere coscienti, e il metodo è quello della creazione. La creazione adesso ha una forma, che è quella dei tre cerchi: da una parte c'è uno, dalla parte opposta c'è uno, al centro, e questo fa la dualità, al centro c'è il tre, uno, e uno non fa un due che sta fisso, che sta fermo, ma crea il terzo elemento, quindi uno e uno fa tre. Questa è la formula della creazione che va impiegata poi, ora in poi, in tutti gli ambiti del rapporto umano. Direttrice, grazie Cesare, grazie a tutti voi. Sono molto felice di essere qua per questa giornata e in questa città, qui ho già potuto apprezzare con un'immersione in tutti i sensi, perché ieri sera mi sono immerso dopo una cena notevole che Cesare mi ha fatto conoscere nella Città Vecchia, che effettivamente è stata una straordinaria occasione, un po' alla planeur, mi sono perso. Grande fascino, e poi stamattina mi sono immerso nelle acque. Ho già cominciato ad apprezzare le straordinarie possibilità e qualità di questo ennesimo luogo in Italia, che veramente ha una qualità della vita potenziale, forte reale, straordinaria. Ma c'è tanto da fare, tanto da lavorare perché questa sia una possibilità per tutti, soprattutto per quelli che ne hanno avuto poca o mai accesso. E per fare questo vuole l'apertura o di un museo, può essere un motore di grande significato. Ci vuole ambizione. Ci vuole ambizione sia per chi guida questi luoghi, sia per la città. E bisogna ambire, vuol dire andare verso. Poi la parola ambizione, il termine sia un po' portato in maniera negativa, ma in realtà ha un significato molto propositivo, progettuale. Bisogna sapere quello dove puntare. Stella polare, questo vi racconterò meglio, ma la città di Biella, che non è stata mai associata nella sua storia alla creatività, anche se essendo una testa, creatività non può esserci, ma l'identità del territorio, gli abitanti del territorio non si riconoscevano in un'identità creativa. E invece addirittura si sono uniti tutti i sindaci della provincia, sono 74, e molte comunità in una
un'ambizione di venire riconosciuti dall'UNESCO come città creativa. Sembrava quasi un progetto un po' assurdo, invece non solo è stata ottenuta una designazione UNESCO, ma soprattutto si è cominciato a rifondare l'identità degli stessi abitanti del territorio, che prima si identificavano con il lavoro, perché a 14 anni si andava a lavorare subito in fabbrica, ci si comprava la macchina, l'autoradio, eccetera. E quindi non si progrediva nella cultura. E poi invece con la crisi della globalizzazione fino agli anni 90-2000, invece il futuro si è dipinto di nero, perché molte fabbriche hanno chiuso, non tutte, perché ricordi sono testi che il fenomeno economico trainante, però proprio l'identità di quei giovani, il mappo di tutti loro, prima era un qualcosa che era già definito, in qualche modo li contentava, anche se non li arricchiva nel profondo, nel portafoglio sì, ma non nel profondo, e d'altra parte invece dopo è diventato un grande punto di ansia e di angoscia. Lavorare con questo territorio per rifondare il futuro, che sembra un paradosso, invece il futuro non è altro quello che noi facciamo, non è che sia già là, quindi ovvio che il futuro lo si fa, dopo poi arriva. Bene, è stata un po' l'ambizione che abbiamo insieme a tante altre intelligenze locali, non solo, coltivato. E qui respiro un po' quest'aria, veramente tutta un'altra storia, tutto un altro mondo, ma c'è un fermento che, visto anche la fauna che ho citato questa mattina, per esempio, no? piccoli ma significativi tasselli di un mosaico. Quindi ha senso per me essere qua, perché ancora una volta mi stupisco, forse no, per la prima volta sono tanto, mi stupisco del potenziale e della bellezza che trovo, ancorché con grandi problemi, ma spesso sono, come si diceva spesso in questi giorni, sono più evidenti i problemi, soprattutto anche più fuori, che invece le possibilità di risoluzione di quei po' di superamento di quei problemi. Allora, oggi in questa giornata di studi io vorrei contribuire raccontandovi tre capitoli. Il primo, mi tocca vi racconto un po' Città dell'Arte, vi do un po' una farinatura di questa fondazione che vi sto detto ha creato negli anni 90 e insieme a tanti altri. Quindi avere un po' un'idea di che cosa sia. Poi vi vorrei concentrare su questa arte della democrazia che Michelangelo ha anticipato, anche perché già ben spiegato, e allora passerò più a raccontarvi come in Biel noi l'abbiamo portata in un movimento a Cuba, a Roma, a Bali e in altri luoghi del mondo, con dei cantieri che proseguono, ma mi concentrerò su Biel, perché mi sembra che ci siano degli elementi, soprattutto richiamati dall'interesse per la mappatura, quindi vi racconterò come l'abbiamo fatta. E se mi rimane tempo, mi dirà Cesare, per favore, se mi rimarrà tempo, se non mi rimane tempo un'altra volta, se no vi racconterò anche la mappatura delle pratiche d'arte di trasformazione sociale, social engagement practices, che abbiamo avviato, sono quelle che noi studiamo dagli anni 90, però nel 2010 abbiamo avviato una piattaforma di premio e produzione che si chiama Visido, dove queste pratiche le raccogliamo, le prendiamo e cerchiamo di dare visibilità naturalmente a loro, ma anche di aiutarle a prodursi o a produrre quello che si sono poste come obiettivo. Quest'ultima cosa ve l'ho anticipata, se ho tempo ci vado, se no. Allora, invece qui vi racconto brevemente che cos'è Città dell'Arte. Il titolo, scusate, è in inglese, ma al limite vi dico, io non in italiano, quindi anche in inglese, dato posso dare l'immagine che conta. Scuola e sede del Terzo Paradiso. Il Terzo Paradiso, che Michelangelo ha accennato alla teoria del tre, dinamica, che è un elemento fondamentale, una cosa
paradigma universale era l'Eraclito, l'Indo Yang, eccetera. Questo letto, alla fine degli anni 90, verso 2000, lo pone, prende diciamo, dall'archivio della storia e lo mette sul tavolo di tutti i consigli di amministrazione, usando un'espressione tecnica, del mondo. No? L'ambizione è che questa formula, cui si crea a partire da quello che c'è, e se è opposto, il conflitto che tra gli opposti si crea non porta all'eliminazione dell'uno o dell'altro, ma porta ad un atto di co-creazione in uno spazio vuoto. E mettere questo come programma universale del XXI secolo è l'ambizione appunto che ci guida, che è alla base di questa scuola. È un ente non profit, c'è questo manifesto di fondo del 1994 che ovviamente Michelangelo scrisse quando insegnava a Vienna, all'Accademia delle Arti, in cui il ruolo dell'arte è rifondato come l'agente connettore, come tra qualcosa, tra i settori della società, insomma, medicina, economia, quindi l'ospedale, le imprese. Normalmente sono separate sia nelle discipline intellettuali sia nella pratica. L'idea di fondo è come se fossero dei vasi, dei bicchieri, con alcuni pieni, altri vuoti, altri con altri livelli. Se tu fai i vasi comunicanti, se tu trovi dei tubetti, li sai mettere bene, alla potenza giusta, nel modo giusto, senza che perdano, eccetera, eccetera, stranamente tu hai un equilibrio. In tutto il sistema di vasi tu hai un equilibrio, c'è una gravità idraulica che funziona. Trasferiamo questa cosa, che è l'idea di Pistoletto, al sistema sociale e la gravità che cos'è? L'arte. È una forza che redistribuisce dei capitali che sono distribuiti in maniera diversa. È molto utopico, se vuole, pensare che basti collegare per fare sì che ci sia una redistribuzione. Però invece a volte non è così irreale. Il problema è che spesso questi canali, questi tubetti, non ci sono, sono otturati, perdono, non funzionano, c'è un guardiano lì davanti che non fa entrare nessuno, eccetera. Il sistema dell'arte è un po' così, è un po' un tubicino che collega un'incredibile potenziale di trasformazione e creazione che le nuove generazioni continuamente portano nella società. Là c'è la società, loro sono qui, loro devono passare da un vicino. Talmente stretto che 99 non passa, ne passa uno o una, per ragioni che a volte sono di merito, a volte sono penali. Quindi non soltanto, e questa era anche un po' la crisi che Pistoletto viveva negli anni 90, non soltanto perché lui insegnava all'Accademia, si trovava non soltanto una classe di creativi, di artisti, che lui sapeva già, aveva già 60 anni passati, già conosceva il sistema dell'arte e non solo, che non avrebbero potuto fare quello che volevano fare, già questo non era accettabile. In più si guardava intorno, globalizzazione ormai stava arrivando, non stava arrivando, guerra in ex Jugoslavia, diseguaglianze sempre più marcate e problematiche, dice c'è un mondo che ha bisogno estremo di creatività, nuove idee, passione e voglia di fare, o più un potenziale, guarda che roba che c'è qui, ogni nuova generazione, non solo nelle accademie, ma in particolare si concentra nelle accademie, l'unica è il tubicino del sistema dell'arte. E allora ecco perché tutti questi altri ponti tra i settori, fai passare lì gli artisti e quello che loro portano con sé e risolverai due problemi, uno più uno, tre, avrai da due problemi trovi una soluzione di sistema. E quindi questo era il manifesto che ancora oggi è chiaramente fondante. E il terzo paradiso ve l'ha raccontato, vedete che è un simbolo che si è cercato, non lui stesso, ha trovato manifestazioni in tantissimi luoghi, a volte temporanei, qui come ovviamente sulla piramide del Louvre, non è che si potesse mettere per sempre,
Qui invece si è alle Nazioni Unite di Ginevra e tutte le pietre, ogni pietra è stata donata da un paese. E anche le Nazioni Unite dicono il simbolo degli opposti che co-creano qualcosa che prima non c'era, che evidentemente anche qui una dichiarazione. E poi performance, qui siamo a Cuba, qui siamo a Sarajevo, e mi sembra che dopo ci sia un mondo, insomma, più di 1000 di mondo che sono state realizzate. Non vi rispiego che cos'è il Terzo Paradiso, di qualche numero che coinvolte più di 4 milioni e mezzo nella partecipazione attiva su queste performance, costruzioni di una performance, eccetera, con 1400 eventi circa nel mondo. E poi ci sono le ambasciate, che sono dei referenti locali che dicono: mi interessa questa filosofia, non posso venire a fare la casa tua, anzi non mi interessa, voglio fare la casa mia, cosa posso fare? E diventano i portatori sani di questa idea, che poi interpretano ovviamente in maniera ogni volta diversa e differente, ovviamente legata al contesto, alla loro vocazione, alle possibilità che hanno di portare avanti. E poi la distribuzione in tanti paesi del mondo. La città dell'arte, con la sede in edifici industriali abbandonati, c'era una grande industria che ha avuto delle grosse riduzioni, però non è soltanto una organizzazione monolitica, al contrario è plurale, ci sono più di 30 organizzazioni, alcune filiate, come possono essere degli spin-off, altre invece raccolte dall'esterno, professionisti, industrie creative, eccetera, che trovano degli spazi, occasione di esistere, ma anche poi di connettersi e fare programmi insieme. Gli spazi sono grandi, 28.000 metri quadri, se c'è una cosa che non manca è lo spazio, a Biella, proprio per il motivo che vi dicevo prima, difficile abbandonato. Io ho fatto la tesi in economia e commercio a Torino, dagli 90, su come si utilizzano gli edifici industriali abbandonati. Poi sono finito a viverci perché io vivo proprio a Città dell'Arte, quindi mi ero un po', mi sono un po' cacciato da solo in questo problema. Però perché anche lì ci sono, credo che tutti noi siamo entrati, tra l'altro Purini ne parla anche qui di questa bella mostra del chiostro, ci sono degli spiriti, dei ghost, no? Geni, dell'occi, e in un luogo abbandonato, nel vuoto, questi spiriti sì. Non dico in termini New Age, dico lo spirito in termini di una presenza, di una storia, che senti, che avverti, e quindi gli edifici abbandonati è chiaro che appartengono ad un modello produttivo del passato, quindi non si può pensare adesso di porto di azienda. Qualcuno ci prova, qualche straordinario imprenditore riesce a farlo, ma perché ci spende un sacco di più, gli costa molto di più farlo. Quindi è chiaro che quel sistema produttivo è passato, ma per esempio a Città dell'Arte noi diciamo non facciamo più tessuto, si faceva tessuto di lana negli anni dagli anni 1870 fino agli anni 50-60 del Novecento, facciamo ancora tessuto, ma tessuto sociale. Quindi in realtà c'è una conversione produttiva degli stessi spazi che accolgono una nuova fabbrica, diciamo così. E poi è una scuola. Vi ho detto che Pistoletto ha concepito questo programma negli anni 90 all'Accademia di Vienna, di fronte al problema di questa formazione. Per che cosa? E quindi Città dell'Arte nasce già come diciamo, risposta a quella proposta. E sono più di 7.000 le persone di ogni età, da chi fa un bachelor a chi post-doctor o corsi di formazione. Qui ho già detto abbastanza, qui vi ho detto un po' di spazi, ci sono anche degli spazi aulici dentro perché è incredibile, nel 1870 chiudono una parte della fabbrica, ne costruiscono una nuova e quella vecchia la dedicano alle arti, ovviamente in maniera molto paternalistica, no? Non credo che fossero aperte tutte quelle serate di musica o di poesia,
però comunque interessante che arte e industria convivessero in quella officina. Abbiamo parlato stamattina un attimo con la dottoressa degli Innocenti dell'audience engagement, che è un termine europeo per dire la legittimazione che un museo o un istituto culturale ha rispetto al proprio pubblico. Anche per noi è veramente fondamentale, anche se l'ambizione è molto ampia, non è certo solo di Biella, però è fondamentale chiedersi qual è il rapporto con il territorio e come si partecipa alla città dell'arte. E quindi ci sono diversi livelli, dalle visite guidate accompagnate, perché a differenza di molte altre tipiche produzioni museali, anche contemporanea, persino gli specchi di Michelangelo, se non c'è qualcuno che ti spiega, rischi di non capire niente, di rimanere morto in superficie e di perderti qualcosa di veramente bello. Ma poi c'è un programma che si chiama Le Terme della Cultura, che adottiamo in maniera forse anche un po' autoironica. Sapete che le terme, no? Si parla alle terme, c'è gente che spende anche dei soldi per andare a Michele a farsi le terme, e perché non le vieni a fare in un museo? Che qui sì che ti si massaggia, non ti si massaggeranno i bicipiti, ma lo spirito, la capacità di creare collegamenti tra cose separate, la possibilità e la capacità di commuoverti, di muoverti insieme a qualcun altro e a qualcos'altro che ti porta con sé in un viaggio. E quindi questa è un po' una sfida che stiamo facendo, stiamo lavorando anche in questi termini. E poi appunto ci sono le accademie, e nasce come residenza artistica, nel 99 la prima, collettiva e interamente dedicata alla trasformazione della società attraverso l'arte, che è la vision di fondo che Pistoletto porta dagli anni 60 nella panorama internazionale, e che poi per fortuna in decenni, dagli anni 60, ha avuto grandi interpreti, non passiamo alla storia, però da Beuys a Susan Lacy e a tanti altri personaggi, hanno interpretato questa visione sempre meno di nicchia. Basta andare all'ultima Documenta, che purtroppo è già chiusa, per vedere Documenta, la quinquennale che si fa in Germania, sempre stata politicamente significativa, poi si fa il libro, ha fatto tanto sul lavoro, ma quella di quest'anno è una cosa straordinaria. L'avremmo fatta così noi, avessimo potuto, perché infatti è un gruppo, sono anche un gruppo che lavorato. Poi incastrare il mondo magari più conservatore dell'arte, che ha ben ragione di esistere, lo stesso Pistoletto vende opere in collezione, quindi sarebbe anche ipocrita pensare che questo non dovessimo accoglierlo, ma anche qui la dualità non deve generare una degenerazione per cui faccio fuori uno e vado solo nell'altro, perché è il tre, non che conta. Qui c'è un discorso molto interessante, molto bello, che possiamo fare, ma è come tu negozi la tua individualità assoluta e singola, è veramente assoluta, un termine forte, assoluta, l'individuo, con il tuo essere sociale, collettivo, comunitario, eccetera. Cosa che gli artisti si stanno sempre interrogando, in questi decenni sempre di più. Quindi questa scuola, che nasce con questa residenza d'artista che continua ancora adesso, ma poi diventa un'accademia di belle arti, con due triennali sulle arti visive per la trasformazione della società e moda sostenibile. Ci è venuto naturale, essendo Biella, la parte della lana, tutto il tessile, lavorare. Adesso abbiamo appena finito l'operazione a Milano, per esempio, in cui il Terzo Paradiso è diventato il simbolo, è stato assunto per gli awards per la sostenibilità della Camera Nazionale della Moda, Armani, Prada, tutto il mondo, che per tanti anni, come tutta la moda, è stato tutt'altro che sostenibile, anche oltretutto perché non solo non lo era nel manifattura, ma non lo era neanche nella
narrazione, perché era tutto buttare via, consumo buttare via. Quindi era uno degli agenti dell'accelerazione insostenibile. Invece, una decina d'anni, Opt-Opt-Call, Opt-Air Vision, qualcuno si sta muovendo e interrogando. Quindi il tema della moda sostenibile per noi è molto importante. Poi master, eccetera. L'ultima e più profonda modalità di partecipazione, appunto, diventa tu parte di questa città dell'arte, ma a casa tua. Gli spazi, beh, adesso appunto vado un po' veloce perché sennò non riesco ad arrivare più avanti, quindi vi do solo delle suggestioni, vedete un po' spazi, attività, questo è il programma di residenza, questo è il programma con i bambini, che naturalmente per noi è importantissimo, abbiamo addirittura una scoletta, che ogni anno poi si va a fare l'esame di una scuola statale, elementare, con dei bambini che vengono a studiare il metodo Montessori, gli strumenti, 130 anni di pedagogia. L'arte della democrazia, ve ne parlo dopo, anche di questo. Ecco, un solo alcuni cenni. Vedete il simbolo lassù, che è il logo di Città dell'Arte, che rappresenta un organismo che cresce suddividendosi o anche fondendosi con altri soggetti. Quindi non è neanche nei sogni più estremi. La multinazionale che diventa grossa, che occupa e ingloba, ma invece genera o associa. Questi organismi che nascono sulla membrana delle cellule madri sono dedicati all'interazione tra l'arte e per esempio arte e i diversi settori della società, che se vi ricordate era il programma del manifesto degli anni 90. Quindi con la moda, che cosa può portare uno spazio che tu crei tra te e la moda, spazio creativo, di co-creazione in senso responsabile, no? E su questo interrogativo nasce il programma dell'ufficio, lo chiamiamo così, l'ufficio, quando siamo di buon umore, l'ufficio di Città dell'Arte, dedicato alla moda. Che cosa può portare? Quindi scuola, ricerca, pratiche e sperimentazione, prototipi e progetti e collaborazione. Quindi i settori della società, ma l'arte come contraltare moda e arte. Uno, due, poi uno spazio vuoto, ed ecco di nuovo il simbolo del terzo paradiso. Quello è lo spazio del co-creare insieme, non è che tu dica alla moda fai questo, fai questo, fai questo. Tu curi o coltivi uno spazio vuoto tra te e la moda e lì ci si lavora e inviti a lavorare gli esperti, insomma. La stessa cosa con il cibo, le filiere agroalimentari, l'ecologia, eccetera. E quindi è un po' il modello, pedagogico o di studio, che assume questa forma, che deriva da lassù, perché questa filiazione o connessione, vedete, c'è uno più un altro, no? E in questo tratto che li congiunge, che magari è temporaneo, perché magari poi c'è un distacco, addirittura, come in biologia, perché l'avete abituati a vedere. E deriva da lassù e deriva ancora meglio dalla narrazione dei tre cerchi dell'uno più uno fa tre, eccetera. Ok, quindi qui ho finito più questa prima parte, se possiamo passare alla seconda. Qui vi ho raccontato, scusate se è corso, ma volevo darvi un po' così, due coordinate di Città dell'Arte. Adesso invece vado a approfondire il tema della democrazia. E lo faccio con due capitoli, uno su più teorico, breve, più parte, e uno invece più pratico sul capitolo di Vienna. Quindi se la troviamo, grazie.
Intanto che la parte, vi racconto come un bel aneddoto. Che questo Juppé era il sindaco di Bordeaux nel 2010. Voleva fare della sua città una città di diciamo, standing europeo, non solo per il vino, ma anche proprio per la. Vi ricordate invece a Florida che negli anni 90 c'è un problema? Vabbè, tanto io chiacchiero. Volete far vedere la seconda? Vediamo cosa c'è. Comunque Bordeaux voleva, pensa a Florida, diceva la classe creativa farà diventare la nostra città capace di attrarre capitali e quindi prosperità. E alcuni hanno seguito, molti hanno seguito questa impostazione e molte città hanno aperto all'arte anche per questo, perché più creativi e più possibilità di attrazione di capitale. Bordeaux e Juppé fanno questa cosa, dico facciamo una biennale di arte urbana, ne fanno una invitando un architetto portoghese a curarla, spendono un pacco di soldi e poi i cittadini dicono alla fine di questa biennale a noi che c'è rimasto, ci siamo divertiti 2 settimane, abbiamo visto opera straordinaria, paracaduta da chissà da dove, ma allora Juppé e i suoi suo team viaggiano in Europa e vengono quarto o quinto stazione a Città dell'Arte. Durante il pranzo, vedono Città dell'Arte, durante il pranzo Juppé dice basta, ho trovato chi sarà il direttore artistico della prossima seconda biennale di Bordeaux, perché il modus operandi che noi seguiamo è il contrario di quello più tradizionale, tanto è vero che il budget che abbiamo avuto a disposizione è stato speso per l'80%, cose che adesso recupereremo, cioè nel promuovere l'intelligenza locale, andando quindi prima a mappare individuale, poi dando occasioni e anche risorse di attività, che poi sono anche rilevanti, perché molte di quelle cose c'erano prima e ci sono state. E 20% invece sì, abbiamo chiamato Cambridge, il Bono, eccetera. Che al contrario, normalmente si faceva esattamente il contrario. Lì a Bordeaux però, questa grande occasione di avere la città dell'arte, come cioè Bordeaux stessa diventa città dell'arte per noi, lavoriamo lì per 2 anni, che combinazione è lo stesso tempo che i Van Gruppen hanno lavorato a Kassel, si sono spostati con un ufficio con 2 persone, 2 anni a casa, quasi 2 anni a casa, e anche noi abbiamo fatto la stessa cosa a Bordeaux. E ci siamo appunto, in questo processo, noi stessi abbiamo imparato facendo, che è un altro tropos dell'arte contemporanea, della musica contemporanea, e che cosa abbiamo imparato facendo? Se si trovano i sistemi di enzimare, no? Di fare cioè lavorare insieme o anche di attivare dei potenziali locali, i risultati sono imprevedibili perché non li potevi aver previsti prima. Tu puoi prevedere l'enzima, la catalisi dell'operazione, ma non sai ancora il risultato perché dipende da dei fattori che non controlli. Ma soprattutto la quantità, la qualità di quello che avviene e avverrà è straordinario. Questo l'abbiamo imparato, è uno dei metodi che viene utilizzato da Nedica Piotrowicz, che è un'artista contemporanea straordinaria, si chiamava i cantieri dei saperi condivisi. Ed era si lavorava in un parcheggio che doveva, scusate, in un parco che doveva diventare parcheggio. Fatto dei lavori per coinvolgere la comunità degli abitanti che intorno a quel parco gravitava, tavoli, discussioni, anche tavoli di menti, di cene, pranzi, eccetera, ma e poi proposte. E lì sono, ancora oggi se vado a prendere quel dossier, trovo delle proposte
alcune realizzate già in quel budget, che vanno benissimo da fare oggi, a distanza di 12 anni, no? Perché si parlava di permacultura, di, non so, mi ricordo adesso, di una serie di altre parole chiave che oggi sono fondamentali. E quindi quello per noi è stato un percorso che è stato fondamentale per la democrazia, perché le pratiche del demos, non che va a votare, ma che opera quotidianamente, erano già per noi una realtà. Allora, adesso va bene, allora ci immergiamo in biella, poi vedete se vi trovate, se ci sto. Abbiamo 5 minuti, allora è meglio che non lo ritornate. Però devo dire una cosa, perché Città Arcipelago, avete visto il titolo, è un'immagine, 3 anni di collaborazione con l'Università di Torino e anche di Milano, urbanistica, che venivano a fare ricerche sul campo a Vienna, sono state fondamentali per renderci conto che quali caratteristiche avesse il territorio, ma viste con gli occhi dell'urbanista e anche degli studenti. E questa è una caratteristica fantastica che questo territorio ha, che poi sappiamo che essere molto diffusa, almeno metà Europa ce l'ha, cioè che non hai la città industriale concentrata con dei cerchi concentrici che tengono fuori la campagna. Invece tu hai modo della produzione che segue generalmente i fiumi, e gli agglomerati urbani, cioè le cittadine, eccetera, si distribuiscono in maniera molto sparsa lungo il fiume, e dietro la casa c'è la campagna, e tra una casa e l'altra pure. Quindi tu hai fabbrica, casa, campagna, fiume, e campagna, e nel nostro caso montagna, quindi hai una distribuzione della opposizione, cioè, rurale, urbana, città, campagna, che è interconnessa e porosa. Allora, questo è storico perché è il modello che si è sviluppato nella pre-industrializzazione tessile bellese, ma con la pandemia è diventato wow, che è un modello interessante, perché la città concentrica, con fuori la natura e dentro l'artificio o il cemento, toglie respiro, soprattutto quando va anche la pandemia. E quindi il modello diventa uno stimolo, e qui c'è stata la genialità di nuovo di Michelangelo, che ha partecipato a diversi programmi, e dice: ma questo è un arcipelago. Usiamo dunque il concetto, non c'entra niente con una regione piemontese, perché l'arcipelago sono le isole, invece lo attribuiamo a questo modello. Allora diventa Città Arcipelago. Il programma della democrazia accompagna la arcipelaginizzazione reale, concreta, per fare sistema di comuni che appartengono potenzialmente a un sistema, storicamente, ma che poi hanno molto persa questa capacità di connettersi e creare il sistema. Grazie. Forse no. Allora, bene, vedete, questa è la tipica evento, anche molto del design thinking, social innovation, design, eccetera, cioè sono i famosi cerchi, non degli alcolisti anonimi, ma degli abitanti, della citizen science, che assumono tutti la stessa posizione, non c'è la cattedra. E così si è avviato il percorso. Di nuovo non va avanti, magari andate avanti voi. Grazie. La mappatura. Abbiamo voluto farla fare alle associazioni giovanili. È stata una scelta precisa, perché il motivo erano due: volevamo un nuovo sguardo, ma volevamo offrire a loro una visione del territorio loro stesso che non avevano, sapevamo cominciare. Perché è naturale che invece non si vedano questi tesori nascosti, queste pratiche di trasformazione.
o ci sei dentro con te, purtroppo. Invece li abbiamo formati anche a, oltre che alla Vision di fondo, oltre che alla Agenda 2030 per gli obiettivi ONU, perché poi quando vai a scegliere e invitare a essere mappati su che criteri? Perché sei amico, perché ti occupi dello stesso argomento, perché hai la stessa dimensione, lo stesso codice ateco in Camera di Commercio? Noi abbiamo preso, no, prendiamo gli obiettivi ONU, che sono una grande ambizione, e chiediamo alle organizzazioni del territorio di questi 17 obiettivi, che ne frega? Quale di più, quale di meno, su quale vorresti lavorare o stai già lavorando? È diventato molto veloce per l'operazione. Quindi un po' di formazione su questo, un po' di formazione su fare interviste, fare video, faccio delle frasi tipiche, degli oggetti, degli aneddoti, un po' di armamentario etnografico, diciamo così. E poi abbiamo sciolti nel territorio e sono tornati indietro con il nostro intanto. Noi stessi ci siamo di nuovo stupiti, cose incredibili, no? Tintorie che con un chilo di stracci avevano 2 chili di tessuto. Una ciclofficina sulle montagne dove convergono centinaia di abitanti per accogliere i migranti africani in un territorio montano, chiuso, eccetera, e così via. Cioè delle realtà che sono state individuate e che hanno avuto il valore aggiunto che i ragazzi che tendono ad andarsene a Milano, a Trove, a studiare o a lavorare, perché il territorio gli sembra essere poco attrattivo e poco offrire poco, tornano dicendo a noi e facendosi ambasciatori con i loro amici o nelle città in cui vanno di questa emergenza, cioè di quello che emerge in maniera così interessante. Poi è stato fondamentale lavorare, scusa ancora un attimo indietro perché c'era quel pezzo sotto, con le associazioni di categoria che riuniscono le organizzazioni della società civile, artigiani, industriali, cooperative, commercianti, associazioni di volontariato, eccetera. Quindi abbiamo utilizzato la loro rete, quindi come si dice, portando il mio progetto, fin dall'inizio, per distribuire l'informazione e aumentare la probabilità di adesione, perché le organizzazioni hanno un sacco di roba da fare, non hanno voglia di perdere tempo, e quindi poi si vede un artista, che cosa vuole. Invece passare anche attraverso le loro associazioni di categoria è stato. E qui abbiamo utilizzato alcuni, in particolare, dispositivi dell'arte moderna e contemporanea. La mostra, il complesso esibitorio, come si dice in inglese. La mostra è una cosa molto precisa. Quando voi siete probabilmente artisti o di vita del mondo, per cui è normale, ma anche una persona che non appartiene a questo mondo, quando va a vedere una mostra, è predisposta ad un'esperienza di un'ora, non è vero? Molto intensa, che se ne sta in piedi a guardare, a leggere, eccetera. E nell'epoca dei social media, no? In 5 secondi, invece sta un'ora, a volte un po' di più. Quindi il medium mostra e offre delle occasioni fantastiche. E allora usiamo questo medium per raccontare una complessità così importante in maniera coerente. Quindi abbiamo utilizzato in questo caso un dispositivo che l'arte moderna ha sviluppato. Vedete che un'altra cosa molto utile è stata questa, tipicamente sull'Università di Architettura, un modellino di territorio, molto ampio, sul quale però si proiettano tutte le slide che vuoi. Il consumo di energia, i rifiuti, le associazioni del terzo settore, dove si distribuiscono nel territorio, vederlo per gli abitanti del territorio è esaltante, per i visitatori esterni, perché noi abbiamo naturalmente anche visitatori esterni, è interessante una chiave di accesso e di lettura del contesto molto più sinestetica. Grazie, passiamo alla prossima.
Benissimo, in questi due slide che sono passati, vedete che quello è un tavolo di tavoli, un tavolone fatto di tavoli, e ovviamente guardando, c'è sempre il terzo paradiso studiato. Qui siamo a Roma, in realtà, a Mato, che è dove abbiamo fatto un altro progetto analogo, diciamo. Però questo è, la dice tutta, perché questa è una plenaria, un po' disordinata, in ogni caso la plenaria. Invece, nella immagine prima, ognuno di questi tavoli si distribuisce, si allontana, e intorno cosa capita? Gruppi di lavoro, focus group, no? Ma che nella stessa mattina, o addirittura nella tre giorni, perché il forum è in tre giorni, nella nostra piena liturgia, tu sia seduto in plenaria, poi prendi il tavolo e la tua sedia, te la sposti, vai con questo, con un gruppo di 4, 6, 8 persone, eccetera. E anche qui uno strumento corporale, perché è la fisicità che viene messa in movimento, molto importante. Questa che vi ho fatto vedere si chiama Open Space Technology, ma l'abbiamo piantata noi, l'agenda futura, detto dal Social Forum degli anni 90. Sono modi per prendere decisioni insieme con la partecipazione di tutti. Non si fa in plenaria, perché in plenaria vince il più carismatico o potente, invece, e così ti perdi tutta l'intelligenza degli altri, che è un grave problema. Si fa con gruppi di lavoro, che però devono essere facilitati con un minimo di savoir-faire, tre o quattro tecniche, che fanno sì che l'intelligenza che si è coagulata nel tavolo ritorni in plenaria e si ridistribuisca. Io ho imparato queste tecniche lavorando, partecipando a eventi in Europa, sì, in Europa, con diversi programmi dell'Unione Europea all'inizio dell'anno. E sono fondamentali, le vedrete sempre, o già le fate, o sicuramente le incontrerete sempre più spesso. Cento organizzazioni, ancora un attimo indietro, 100 organizzazioni. Ecco, il numero 100 ovviamente può essere 60 o 104, però è un ordine di grandezza che funziona, perché tanto di più, tipo 1000 o 500 è gestito, tanto di meno non c'è massa critica, quindi le dimensioni contano. Pensate, 100 organizzazioni, ogni organizzazione è fatta di 7-8 persone mediamente, tu magari hai il ristorante ma hai anche l'ospedale, quindi 7-8 persone sono 7-8 famiglie, quindi sono 7-800 famiglie, sono 2-3.000 persone. 2-3.000 persone che abbiano un orientamento comune sulla politica pubblica che riguarda l'energia, l'acqua, i diritti sul lavoro, eccetera, hanno un peso pazzesco, persino nel vecchio sistema democratico delle elezioni. Perché se tu vai sul tavolo, adesso non c'è più l'assessore, ma se vai da un assessore e ti dici guarda che qui ci sono 3.500 persone che hanno messo a punto alcune idee molto pratiche, concrete, su come dobbiamo gestire l'acqua nel nostro territorio, e l'assessore ti dice sì, e poi ti manda via e non ne fa niente. Sono 3.500, destra, sinistra, centro, sopra, non c'entra più. Sono 3.500 persone deluse che non ti voteranno, né te né facilmente la tua coalizione. Quindi c'è un ritorno al sistema politico tradizionale, però deve essere strutturato. E per quello c'entra il fondamentale. A noi è stato molto utile agganciare il turismo, perché è un'industria sempre più vitale, sempre più capace di narrare e generare economia e inclusione. Non è detto che debba essere dappertutto così, qui credo che abbia molto senso, e a Vienna non aveva, ma c'è stata una, tra UNESCO e tra altre cose, pensate che si è costituita una fondazione, famiglia Zegna e famiglia Sella, industriali storici del biennese, se ne sono sempre interessati meno, soprattutto non in maniera esplicita, magari facevano operazioni ma con una filantropia, Cesare come sei un esperto di queste cose, sotto traccia, cioè non veniva raccontata e usata come narrazione del territorio.
e dei loro marchi. Invece si sono unite in una fondazione privata dove si tassano, hanno chiamato i loro colleghi e hanno messo sul tavolo qualche milione di euro per accompagnare il Biellese a raddoppiare entro 10 anni i soggiorni turistici. Si parte talmente dal basso che sembra poco, ma in realtà raddoppiare è tantissimo. Anzi, a volte passare da 1 a 2 è più difficile che passare da 23 a 24, anche se la distanza è uguale. E l'abbiamo chiamata noi stessi, l'abbiamo battezzata così, l'abbiamo chiamata Fondazione Biellezza, di parola Biella e Bellezza. Allora, quindi c'è uno stream di risorse, di interessi, eccetera, sul turismo che noi abbiamo agganciato e che cerchiamo di trainare verso la visione del terzo paradiso, la democrazia. Siamo anche stati finanziati, eccetera, quindi anche un modo molto concreto di agganciare delle vocazioni in atto nel territorio. La direttrice mi diceva che c'è una operazione di rigenerazione urbana importante in corso nella città, che potrebbe essere chiaramente un filone su cui un'operazione di, culturale, artistica, di arte della democrazia potrebbe innestarsi. E forse stiamo per finire. Vabbè, qui ci sono tanti modi di raccontare. Abbiamo fatto una serie di racconti, di testimonianze, qui proprio vedete una zegna. Questa invece è una signora che alleva caprette, e si chiama la capra contenta, e poi ci sono appunto aziende, tessili, eccetera. E quindi una specie di bollettino di racconti da questo arcipelago che sta piacendo molto, soprattutto internamente, perché se vuoi cambiare un territorio bisogna che gli abitanti lo cambino, non è che lo cambi tu, lo cambiano loro. E quindi prima di tutto sull'identità sentita, percepita da loro stessi. E poi campagne varie, abbiamo persino trovato il modo di fare un tram che gira per Milano tutto settembre con della città arcipelago, e stiamo avendo un bel riscontro di interesse. Quindi ho una mostra, qui invece c'è tra tutti i 100 progetti, abbiamo creato una commissione scientifica che individuasse i progetti futuro, cioè quali progetti ci trainano verso il futuro che vogliamo. E ne hanno scelti 7 che vengono qui proprio rappresentati in maniera molto più approfondita. Qui vedete una rappresentazione dell'arcipelago Biella, proprio con gli agglomerati abitativi e le montagne, che è molto suggestiva. E questi sono i gruppi di lavoro che si formano per andare avanti nell'ambito di progettazione sull'energia e nel nazionale, quando ho saputo che c'era un gruppo di lavoro a livello provinciale per le comunità energetiche, che sono la frontiera della generazione e distribuzione dell'energia, al di là di tutti ovviamente, ha detto, è venuta a trovarci, ha persino messo degli investimenti sul territorio per accompagnarci. Invece sull'acqua sta nascendo con l'ARPA e alcune organizzazioni locali un osservatorio sull'acqua. L'osservatorio sull'acqua, per esempio, abbiamo fatto un progetto europeo adesso con questa città, Scienza, Tecnologia e Arte, sul tema dell'acqua, lo presentiamo domani con sé proprio. C'è la città di Zara che ha un grosso problema con l'inquinamento biologico delle acque testate, perché ha una popolazione di più di 20 volte superiore d'estate che d'inverno e non hanno le infrastrutture, quindi il loro mare si inquina. Anche solo perché le fogne diventa ingestibile. E è stato fatto un lavoro molto interessante, molto bello, di scienza, tecnologia, arte e amministrazione. Quindi ognuno di questi tavoli, vado a concludere, il processo credo, esatto, ognuno di questi tavoli, noi ne abbiamo, al momento ne sono nati 6, ma ne possono nascere 15 o 2, a seconda di quali territori, soprattutto i 100 soggetti mappati, riescono a interpretare, e vogliono che riescono a interpretare. Questi tavoli però vanno avanti,
per un anno, perché dopo un anno si fa di nuovo un forum e si dice anche pubblicamente che cosa abbiamo raggiunto e dove, quali sono stati tutti i problemi e le opportunità. Non poteva mancare una slide, lasciamo perdere visto con il ruolo dell'arte, perché sì, è vero, l'immagine guida, i simboli, va bene, ma ci sono in realtà dei momenti in cui vogliamo che la performance in particolare, danza, canto, musica, portino che cosa? Se voi ci pensate, le religioni, tutte le religioni del mondo hanno compreso quanto l'utilizzo del canto e quindi del corpo, della danza, sia un modo per accendere, attivare delle facoltà intellettuali e spirituali che normalmente dormono, anche quando fai un discorso, normalmente dormono, ne hai altre per fortuna di solito. E invece, se tu con il canto, con, a volte con il cibo, le attivi per un po', a seconda di tempo, il tuo cervello le ha, e anche il resto le ha, vive. Quando poi tu fai un discorso anche magari tecnico, con quelle parti di sistema nervoso attivate, tu le sperimenti, ne fai esperienza, con quelle parti stesse, quindi quelle esperienze saranno molto più significative e tu potrai contribuire con intelligenza molto più significativa. Quindi, già solo per questo, l'intelligenza che l'arte ha costruito in millenni di esperienza, viene incorporata in tutti i sensi nei processi di democrazia. Quindi lo spazio pubblico diventa un agorà performativo, quasi un teatro pubblico esteso. Credo di dover finire, questo ve lo risparmio, e anche questo vedete sullo sfondo il simbolo del Terzo Paradiso e il simbolo UNESCO della città. Quindi veramente il suggello che la città di Vienna, industriosa, industriale, dove non ce ne sono neanche le piazze, calvinisti che montanini, che lo spazio pubblico era una perdita di tempo, la piazza era una perdita di tempo. E invece si stanno, anche grazie a noi, ma non c'è solo grazie a noi, perché come dicevo c'è una compagnia molto ampia, reinventando. Quindi chiudo dicendo che quel poco che ho visto, ma soprattutto Cesare mi ha raccontato, avete non solo gli ingredienti, ma già la cucina e il movimento per dei risultati straordinari, che pongono l'arte socio-artistico, diceva la direttrice, non solo socio-culturale, come motore. Con grande dispiacere di Tremonti che diceva che non si mangia per la cultura, invece è il motore della società, interiore ma anche l'organizzazione della società. Quindi buona fortuna e grazie della giornata. Grazie a voi per essere intervenuti, grazie tantissimo a chi mi ha preceduto a questo microfono. Mi aspetta il difficilissimo, lo sottolineo, posso dire, compito di parlare dopo Michelangelo Pistoletto, dopo Paolo Nardini ha presentato questo progetto straordinario. Ne approfitto quindi per ringraziare ovviamente Michelangelo, ovviamente Paolo Nardini, ringrazio chiaramente Cesare per l'invito e per l'organizzazione perfetta di questa giornata e ovviamente l'ultimo, ma ovviamente come dicono i cinesi, last but not least, la direttrice Eva dell'Innocento, cui insomma abbiamo cominciato questo progetto insieme fondamentalmente quasi 3 anni fa e che ha visto appunto la luce l'8 aprile scorso con l'inaugurazione della mostra qui appunto al MAD. Io volevo, il mio intervento sarà piuttosto breve, e volevo parlarvi, se possibile parlare da partire dalle slide prima. Ancora prima, proprio all'inizio. Non va più avanti di... Ah, ecco, quella di... la seconda.
Questo è esattamente questo. Poi volevo parlare di un altro tipo di mappatura, o meglio, come posso dire, una natura diversa di mappatura. Questo è una serie di lavori che io sto progettando e sto portando avanti in collaborazione con un scienziato britannico, Robin Edwards, e che è una sorta di mappatura del pianeta, non rimane la prima sera. Ok. Nella prima sera è un peccato, perché si vede fondamentalmente una sorta di sintesi del lavoro scientifico di Robin Edwards, ed è fondamentalmente, io vado a sintetizzare e a semplificare, una visione del pianeta da un punto di vista prettamente geologico, e quindi anche composto di, estraendolo da tutto l'aspetto legato all'aspetto politico, all'aspetto quindi delle cartine, all'aspetto dei confini e tutto ciò che fondamentalmente a cui siamo abituati. Quindi partendo da questo lavoro profondamente tecnico e scientifico, cercando di portarlo in un ambiente totalmente diverso, che è sicuramente più affine e che è quello che mi interessa di più. Io ho semplicemente, trasformato le mappe, o meglio la mappa di Robin Edwards, in una serie di 55 lavori. È un work in progress, in realtà sono ancora alla mappa numero 15, quindi mi attende ancora un diverso tempo davanti. E questi lavori che vedrete tra poco, non è possibile confermarli anche se ne accorge del tempo. Okay. È stato dato un tempo di passaggio da una slide all'altra, bisogna eliminarlo, magari non in presentazione, si va con la serie delle slide. Sì. Sono fondamentalmente delle opere su carta, sono delle opere in chiostro, in china. In ogni opera io ho estrapolato quindi una parte del pianeta, quindi sono 55 opere che compongono quindi la totale area del pianeta. Ogni opera ha, come posso dire, mostra, anche se non so se il termine è adatto, suggerisce, ecco forse è più giusto, 7 livelli di altezza del pianeta, dal fondale degli oceani alle punte più alte delle montagne. Di questi 7 livelli ne vado a mostrare soltanto 4, gli altri 3 sono suggeriti e sono vuoti. C'è questo lavoro fondamentalmente che per quanto riguarda il performativo, non a caso li chiamo esercizi, no? Fondamentalmente anche andando un po' a ricollegarmi a quello che può essere un esercizio spirituale o anche una preghiera, fondamentalmente legata forse a una religione che ci è più vicina. Ma sono anche, dal mio punto di vista, sono anche delle meditazioni. Quindi sono queste carte realizzate manualmente, sono tutti segni, e ogni segno è in maniera quasi, non posso dire, molto fisica. A volte sono i respiri, quindi ogni segno è un respiro, a volte sono i battiti del cuore. Quindi cerco di, come posso dire, sintonizzarmi con il battito del cuore, e ogni segno diventa un battito del cuore. E quindi è un lavoro che dal mio punto di vista ha sia un legame con, come posso dire, questo aspetto di preghiera del pianeta. So che suona molto retorica, in effetti, e lo è, mi rendo benissimo conto. Nel mio aspetto più profondo è qualcosa di ancora più importante. Quindi fondamentalmente è una meditazione che faccio non soltanto legata al pianeta, ma una meditazione che faccio legata alla mia natura interna e in corrispondenza col pianeta. Quindi ogni singolo elemento diventa un momento nel tempo, e quindi vado piano piano a ricollegarmi all'opera con la quale ho vinto il PAC 2020, che è appunto l'età dell'oro, la musa. Se in questa serie di opere c'è appunto uno scatto temporale indicato da un segno, nell'opera che invece abbiamo qui al Marta, e per questo mi interessava fare questo collegamento, il tempo è misurato in maniera diversa. Qui, dal mio punto di vista, è veramente un misuratore del tempo. Non voglio utilizzare la parola orologio, nel senso che, sebbene sia una sorta di aspetto ciclico, quasi circolare del tempo, mi piace più pensare a un misuratore del tempo. Perché non è una misurazione del tempo canonica, tra virgolette, è un po' come quella a cui facevo riferimento prima, no? Si serve altri tempi, altre dinamiche, sono forse più interiori a noi che l'abbiamo dimenticato, e cui secondo me dobbiamo invece riappropriarci. In questo caso, dell'età dell'oro, il tempo è misurato con gli elementi metallici, quindi sono gli elementi dei metalli nuovi, quindi si va dall'oro, si sceglie dall'argento, il bronzo, fino ad arrivare appunto al rame, scelto non a caso perché è questa sorta di metallo simbolo della mutazione,
a un materiale modello che cambia costantemente. E mi piaceva molto, e ne abbiamo parlato molto spesso con la direttrice e con Lorenzo Marro, che ha curato la mostra insieme alla direttrice, di questo aspetto, come posso dire, temporale dell'opera. L'opera si mostra oggi, a voi che l'avrete magari, non lo so se per la prima, la seconda o terza volta, però è sicuramente diversa da quella che abbiamo inaugurato l'ottobre scorso, che è sicuramente diversa da quella che sarà il prossimo anno, tra 5-10. È molto interessante, secondo me, io quando infatti ho proposto il progetto, ovviamente l'ho momento alla direttrice, mettere questa sorta di cortocircuito all'interno del museo. Cioè, il museo archeologico, non questo, ma tutti i musei archeologici, sono chiaramente a tutela di reperti, di opere d'arte. Si cerca di, tra virgolette, fermare il tempo. Io sono andato in una direzione completamente opposta, io volevo veramente mostrare il tempo all'interno dell'opera. Volevo veramente che l'opera cambiasse nel corso dei mesi e possibilmente anche degli anni. Questo aspetto c'era e c'è tuttora anche nelle opere nostre. Infatti, il materiale composto di principe utilizzato è il rame, non a caso. Nelle altre opere sono impresse queste piante estinte, quindi sono piante che non esistono più in natura. Mi sembrava molto interessante dargli una vita che non hanno più, ovviamente, e non solo dargli una vita che non hanno più, ma costringere a cambiare nel tempo. Quindi loro stessi hanno lo stesso aspetto. Il mio intervento quindi si conclude qui, avevo promesso a Cesare di essere sintetico, insomma, di averlo fatto. E quindi mi piaceva, come sottolineato, partire da questa esperienza bellissima che di Paolo ci ha raccontato prima della mappatura, una mappatura diversa, e collegarsi poi in ultima analisi con l'opera, appunto, con la quale abbiamo detto in parte 2020. Io ringrazio ancora un momento tutti quanti e passo. Ecco, questa è una delle opere, questo è un particolare, come si vede anche le inclinazioni diverse che hanno i singoli segni. È chiaro che di fronte a queste opere scompare tutto, cioè sfido veramente chiunque ad individuare parti anche conosciute del pianeta, è veramente molto difficile a ritrovarle. E questo è un aspetto che mi incuriosiva molto, perché con questo lavoro si va fondamentalmente a, spero di non risultare brutale, ma è la verità, si va ad annullare la presenza dell'uomo sul pianeta. Si parla soltanto di quel sasso, di questo grande sasso su cui tutti noi viviamo. Si toglie quindi la presenza dell'uomo e anche i segni della sua esistenza sul pianeta. E penso che, legato anche a quest'opera, la verità dell'oro, sia stato interessante, come posso dire, dare due visioni diverse della nostra presenza sul pianeta. Sono due rituali, fondamentalmente. Il primo rituale mio, personale, legato al tempo. Il secondo rituale più di massa, mi verrebbe da dire, nel senso che ognuno di noi è portato a vedere e vivere quel rituale si sta compiendo di fronte al nostro occhio, quindi c'è di nuovo che sta mutando costantemente di fronte a noi. Io direi di poter concludere con voi. Grazie a Federico Gori, adesso lascio la parola a Cesare Biasini Selvaggi anche per aprire il dibattito. Che svolgono un'attività di ricerca, tra l'altro con grande competenza, come dimostra il fatto che vivano di bandi sia nazionali che internazionali, e vincere questi bandi non è semplice, perché richiedono conoscenze, curricula, ma anche proprio esperienza spiccata nella progettazione. Ecco, la prima domanda la faccio io alle mie colleghe, che innanzitutto ringrazio. Ecco, volevo sapere, perché anche io vengo dai Focus, io realizzo un Focus privato per Eximpact, che è il 222, e Focus sull'arte emergente, che ogni due anni realizzo insieme a 100 segnalatori che cambiano ogni due anni, e sull'arte italiana. E tra l'altro c'è molta rispondenza, chiaramente il Focus di Eximpact, la nostra scelta, riguarda gli emergenti, e la categoria degli emergenti l'abbiamo individuata negli under 40 sostanzialmente. Ecco, quindi ho visto che sugli under 40 c'è molta coincidenza con il nostro focus, è chiaro, quindi questo fa molto piacere. Ecco, voglio sapere però, ecco, qual è il range di età, la fascia di età, cioè gli studiovisite, a quale categoria di artisti si rivolge? Ad una totale, quindi vogliamo la distinzione per utilizzare delle categorie che ci fanno il prezzo, però sono pratiche. Ma è inserito in carriera gli emergenti, oppure, e soprattutto nella carriera degli emergenti, qual è la fascia d'età? Io sono arrivata stabilizzata sotto i 40, ecco. Però ho visto che in alcuni casi siamo sopra, ecco. Questa è un'indicazione che può essere di interesse anche per la platea, sia qui che ovviamente ci segue da casa.
Rispondo da capo. Ma forse è qui, perché? Sì, va bene. Ah, va bene, adesso. Però no, qui, altrimenti non mi rivista. Qui per essere rivista. Ho dimenticato la domanda. Allora, no, noi non abbiamo una distinzione, diciamo, non facciamo una distinzione netta tra maestri, mille carriere e progetti, quindi diciamo non abbiamo, come dire, un limite d'età sopra o sotto il quale andiamo. Il panorama nasce per offrire una ricognizione di quello che è successo negli ultimi vent'anni, quindi artisti che sono stati attivi negli ultimi vent'anni. Chiaramente questo vuol dire che negli ultimi vent'anni c'è chi è emerso e chi invece veniva già da un'attività pregressa che chiaramente ha continuato negli ultimi vent'anni. Quindi non abbiamo assolutamente, diciamo, un limite di età, è vero che adesso stiamo anche incontrando artisti che, insomma, che sono 40, 50, insomma, quindi non c'è un limite d'età in questo senso. Tendiamo comunque in ogni caso a favorire, siamo partiti, ecco, diciamo così, con gli artisti più giovani emergenti, perché sono anche quelli che magari sono in una fase più attiva di sperimentazione, quindi anzi in quel caso ci sono delle situazioni in cui lo studio visit quasi già diventa vecchio quando viene pubblicato, perché diciamo il tempo che passa tra l'incontro, la scrittura, la consegna e la pubblicazione, a volte magari alcune cose che stavano succedendo in quel momento, poi al momento della pubblicazione è quasi come se avessero già trovato una buona conclusione. E questo, diciamo, ovviamente è più evidente in artisti emergenti, che chiaramente sono in una fase più prolifica, diciamo così. Però non abbiamo nulla. Ecco, questa mappatura continuerà anche nei prossimi anni, quindi il progetto Panorama è previsto che continui. No, perché sai, faccio una questione di numeri, perché sono circa 30 al mese, no? Quindi forse c'è una pausa per un dibattito. E per tirare un po' le somme, il modello di Città dell'Arte è un modello che, ecco, ci interessava ospitare per Marta, in particolare a me, ma come omaggio al lavoro che qui è stato fatto dalla dottoressa Vincenzi e tutto il suo staff, perché il successo di questo museo, io ho percepito a Roma, io faccio il cronista, e quindi sono sia direttore editoriale di Expat, ma scrivo anche orgogliosamente per la Freccia di Trenitalia. Lo dico perché è una testata che, visto il numero dei lettori, mi permette di arrivare a un pubblico non di specialisti prevalentemente, ma un pubblico molto trasversale, ed è la grande dorsale ferroviaria che unisce il nostro paese. Allora, io sono di origini tarantine, ma la scelta è per la notizia. E dove sta la notizia? Tanto la notizia è che c'è un museo che si è guadagnato un prestigio, una visibilità che prima non aveva. Allora ho detto, vediamo cosa sta succedendo, come nel film qualcosa è cambiato, no? Allora sono venuto e naturalmente prima di incontrare il direttore si visita il museo, si guarda il custode, perché una grande azienda non si verifica dagli assistenti dell'amministratore delegato, ma si parte da uscire. E chiunque fa consulenza aziendale sa che se vuole conoscere un'azienda si deve fare una chiacchierata alla minchietta per bene, secondo conoscere. Perché sono quelli che stanno lì da quel tempo, che ascoltano, si sentono. Perché poi su, man mano che si sale, naturalmente c'è la rappresentanza, dolorosamente. E quindi io qui ho visto un'efficienza che si riscontra veramente, sia degli interni che anche dei collaboratori esterni. E poi ho visto i risultati, ma soprattutto ho ascoltato le parole della direttrice, perché ci sono delle parole che hanno un valore specifico, e qui non si è parlato solo di archeologia, ovviamente la dottoressa è una specialista in questo museo d'eccellenza, che le parlava. Ma perché qui si è parlato di rete, di far incontrare qui la società produttiva. La dottoressa mi ha parlato, per esempio, di tutti i settori dell'agroecologi qui a Taranto. Tutti argomenti che per chi viene fuori da Taranto sono completamente sconosciuti, e questa è la colpa innanzitutto della mia categoria, che è quella dei giornalisti. Perché non si racconta come è anche Taranto. C'è una narrazione di Cuba, la città di Batman, ma non è così. C'è una uniforme di gente molto concreta che fa tutti i giorni e sono democratici, senza saperlo, però sono democratici, come ci ha spiegato Michelangelo Pistoletto. E questo me l'ha raccontato la direttrice di un museo, non l'assessore alle attività produttive, perché il museo è diventato il luogo dove si incontrano. C'è stato un bellissimo progetto con i pescatori,
e si è lavorato sull'identità, sull'orgoglio e sulla progettualità. Quindi Città dell'Arte, senza saperlo, era il Malta, e il Malta era Città dell'Arte. Per questo io ho voluto far incontrare, oggi ho fatto incontrare persone che sono legate da una fila elettiva. Ecco perché la scelta del primo panel. Questo è un luogo di rete, mi auguro che rimanga anche quando la dottoressa andrà a Bologna, anche Bologna ha bisogno di reti, quindi avrà bisogno del suo lavoro, ma questo spero che sia uno stimolo anche di chi ci sta, per chi ci sta seguendo, perché vedete, non ci si può lamentare se nei musei la gente non ci va. Si assiste sempre a questo via mistero, ah, non ci va perché non c'è cultura, i giovani non sono interessati alla cultura perché sta sempre addosso ai giovani, come se, assolutamente no, noi abbiamo delle nuove generazioni meravigliose, abbiamo tolto tanto e dovremmo restituire molto, moltissimo. Non è vero, la colpa se in un museo non si va è del direttore o della direttrice. Perché non bisogna mettersi a fare un McDonald's, ma bisogna innanzitutto aprire le porte, avere l'atteggiamento che ci ha illustrato Paolo Calvini. Perché il direttore o la direttrice, a mio avviso, non è come il sacerdote dell'antico Egitto che è stato dotato per dono divino di una conoscenza trascendentale, è servizio della comunità. E la comunità si deve ritrovare prima che nel municipio, nel museo. Io delle volte dico, nelle piccole città e paesi, dico voi a volte, sa cosa dico ai sindaci? Voi il consiglio comunale lo dovreste fare nel museo. Perché è lì che nei luoghi della cultura la conflittualità inutile, quella che non è generativa, si riduce o scompare del tutto. C'è un episodio che mi ha molto colpito, io delle volte racconto delle case famiglia in cui è intervenuta l'arte contemporanea, ma non per fare beautification, per fare solo dei grandi affreschi sui muri, ma perché gli artisti operano in luoghi di alta conflittualità. Perché tra persone che sono rifugiati, che sono esuli, che hanno un passato di dolore, sono contesti in cui c'è una particolare conflittualità. Quando l'arte interviene, la conflittualità subito crolla. E quindi, visto che ci troviamo adesso in un momento storico in cui i miei colleghi si preoccupano tutti i giorni di dire che c'è molta conflittualità e hanno ragione che ci potrebbero essere ulteriori conflittualità dovute all'inflazione o addirittura alla stagnazione, dovute alla crisi energetica e ai conflitti internazionali, beh, la conflittualità si riduce soltanto attraverso il processo che ci ha descritto Città dell'Arte, e quindi i musei, a cominciare da quelli civici, e ce ne sono in piccolissime scienze dovunque, possono essere quei luoghi dove questa si può cominciare a rendere la creativa e non più degenerativa questa conflittualità. Perché se c'è la conflittualità dobbiamo lavorare per risolverla, ed è la cultura, il confronto, le opposizioni che pervengano, a parte che sarebbe utopia pensare che non ci possano essere opposizioni, ma devono creare, anche perché la creazione, ricordiamoci, che è qualcosa che riguarda l'ottimismo. I pessimisti non sono stati mai artisti e non hanno prodotto mai nulla di buono. Quindi mi auguro che chi ha la responsabilità, per esempio, delle gallerie civiche, cominci ad aprire le porte e non si preoccupi solo di invitare gli artisti internazionali, perché casomai fanno molto bene alle pubbliche relazioni personali, ma lavorino anche col territorio, che non vuol dire essere provinciali, ma tutti noi abbiamo il dovere di valorizzare le intelligenze locali, e questo sarà l'unico modo, valorizzare le intelligenze locali e fare rete, perché il PNRR, di cui tanto si parla, sia effettivamente produttivo. Grazie. Non so se qualcuno vuole intervenire, nel caso chiedo di raggiungerci qui, così è visto e preso agli atti. Se non c'è nessuno, ma credo che dovranno meditare su questi spunti, se proprio non c'è nessuno, ricordo, colgo l'occasione per ricordare a chi ci sta seguendo in questa diretta streaming, che noi comunque riprendiamo alle ore 16. C'è un commento, leggiamo un commento. Ah, c'è un commento che ci arriva dai social. Sì. La Città dell'Arte, la produzione di Spoletta, aveva condotto una delle due edizioni del Terzo Paradiso nel 2008. In collaborazione con RAM, Radio Automobile, Michelangelo Pistoletto e Gianna Nardini, nel Castello Svevo di Bari. Forza Fondazione Pistoletto, da Giussi Parocchi. Bene, le ringraziamo, perché tra l'altro volevo dire che nella giornata di oggi, il prossimo, questo anche tra
Allora, oggi ricordiamo che anzi colgo l'occasione per ringraziare Pippo Senzala, perché questa è una giornata di studi che si concluderà stasera. Il prossimo panel, lo dico anche a beneficio di chi ci sta seguendo da casa, comincerà alle ore 16 con la quadriennale, parleremo di altri tipi di mappature che sono sempre molto interessanti nel nostro discorso. Ecco, in questa lunga giornata qui nel pubblico che non si vede da casa ma si attenderanno, verranno e interverranno, io già li ringrazio per quelli presenti, tutti coloro che sono attivi nel contemporaneo di Puglia, dove c'è un tessuto spiccato dei cosiddetti spazi indipendenti, degli artisti, transmissi, o comunque di quelle associazioni che hanno una progettualità avanzatissima e che sono veramente una ricchezza nazionale. Mi faceva molto piacere che oggi incontrassero le istituzioni centrali e quindi questa è veramente una pagina molto interessante. Naturalmente sulle testate, diciamo, giornalistiche, noi ex partecipiamo dal nostro contributo, comunque che vogliamo raccontare, perché la Puglia ha un patrimonio di associazionismo con progetti avanzatissimi di cui si parla molto poco e che invece, ecco, è bene, ecco, darvi risalto. Ringrazio tutti coloro che oggi verranno qui a farci un saluto, ma anche a fare domande, perché avremo la quadriennale alle ore 16 e poi alle ore 18 avremo due istituzioni fondamentali come il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Esteri che ci parleranno, per esempio, dei bandi, dei progetti, delle opportunità di tutti, sia singoli artisti che associazioni, fondazioni, perché 90 aziende possono accedere nei prossimi anni. Grazie. Svolgono un'attività di ricerca, tra l'altro con grande competenza, come dimostra il fatto che vivano i bandi sia nazionali che internazionali, e vincere questi bandi non è semplice perché richiedono conoscenze, curricula, ma anche proprio esperienza spiccata nella progettazione. Ecco, la prima domanda la faccio io alle mie colleghe, innanzitutto ringrazio. Ecco, volevo sapere, perché anche io vengo del Focus, io realizzo il Focus privato per Eximbank, che è il 222, e il Focus sull'arte emergente che ogni due anni realizzo insieme a 100 segnalatori che cambiano ogni due anni e sull'arte italiana. E tra l'altro c'è molta rispondenza, chiaramente il Focus di Eximbank è una nostra scelta, riguarda gli emergenti, e la categoria degli emergenti l'abbiamo individuata negli under 40 sostanzialmente. Ecco, quindi ho visto che sugli under 40 c'è molta coincidenza con il nostro Focus, è chiaro, quindi questo fa molto piacere. Ecco, volevo sapere però, ecco, qual è il range di età, la fascia di età, cioè gli studio visit, a quale categoria di artisti si rivolge? Ad una totale, quindi con anche la iscrizione per utilizzare delle categorie che ci fanno il prezzo, però sono pratiche. Ma i career e gli emergenti, oppure e soprattutto nelle carriere emergenti, qual è la fascia d'età? Io sono arrivata stabilizzata sotto i 40, ecco. Però ho visto che in alcuni casi siamo sopra, ecco, questa è un'indicazione che può essere di interesse anche per la platea. L'AMA nasce per offrire una ricognizione di quello che è successo negli ultimi 20 anni, quindi artisti che sono stati attivi negli ultimi 20 anni. Chiaramente questo vuol dire che negli ultimi 20 anni c'è chi è emerso e chi invece veniva già da un'attività pregressa che chiaramente ha continuato negli ultimi 20 anni. Quindi non abbiamo assolutamente, diciamo, un limite di età, tant'è vero che adesso stiamo anche incontrando artisti che, insomma, che sono 40, 50, insomma, quindi non c'è un limite d'età in questo senso. Tendiamo comunque in ogni caso a favorire, siamo partiti, ecco, diciamo così, con gli artisti giovani emergenti, perché sono anche quelli che magari sono in una fase più attiva di sperimentazione, quindi anzi in quel caso ci sono delle situazioni in cui lo studio visit quasi già diventa vecchio quando viene pubblicato, perché, diciamo, il tempo che passa tra l'incontro, la scrittura, la consegna e la pubblicazione, a volte magari alcune cose che stavano succedendo in quel momento, poi al momento della pubblicazione è quasi come se avessero già trovato una conclusione. E questo, diciamo, ovviamente è più evidente in artisti emergenti, che chiaramente sono in una fase più prolifica, diciamo così. La giornata di studio, dalla mappatura alla promozione e attivazione dei territori contemporanei, ancora insieme al genere dei selvaggi. Oggi iniziamo il secondo panel.
dedicato alla Padena, l'Osservatorio Critico dell'Arte Italiana, il Museo di Panorama e Torrignano. Come prima relatrice, siamo lieti di avere con noi Gaia Bobò, curatrice di residenza presso la Fondazione Quaternale di Roma. Ci parlerà appunto dei progetti Panorama e Quotidiana. E peraltro, interesse che voglio avere con noi Gaia Bobò, che è anche stata fondatrice dello spazio di Violetta Spazio Mezzo, quindi abbiamo anche questa testimonianza. Grazie a Gaia Bobò. Ecco, grazie alla direttrice Valeria Innocenti, eccetera, che si inserisce e a tutto lo staff del museo. È veramente un piacere per me essere qui in rappresentanza della mia istituzione, la Fondazione della Quaternale di Roma, e appunto partecipare a questa giornata di ricerca che ci dà l'occasione di presentare in modo speriamo esaustivo, perché naturalmente siamo aperti di domande e approfondimento, quella che è la programmazione attuale dei nuovi interventi di Quaternale, e che appunto si sposano molto bene con quello che è proprio l'inizio di questa giornata di ricerca, quindi spero insomma di restituire la competenza di quello che stiamo facendo sotto la direzione artistica di Gian Maria Tosatti, di cui vi porto i saluti, purtroppo non è riuscita a essere con noi. Quindi inizierei come premesso dal titolo del mio intervento, mi soffermo soprattutto su questi due progetti, su queste due linee di intervento, ma mi piacerebbe molto dare prima una prima contestualizzazione della prima attività di Quaternale in questo momento, per poi entrare nello specifico dei progetti. E, nello specifico, colgo l'occasione anche di ricordare che la Quaternale è l'istituzione per la ricerca sull'arte contemporanea italiana, l'istituzione che ha in effetti questa specificità e che quindi è chiamata a interrogarsi su quelli che sono i nuovi processi di produzione, quelle che sono le nuove linee di ricerca degli artisti della scena attuale, insomma, che animano il dibattito culturale in Italia. Un dibattito che, insomma, come è riuscito a emergere anche oggi in occasione di questa giornata, restituisce un'Italia policentrica con una vivacità anche di tutte quante le aree, non i grandi centri, non le grandi aree urbane, ma che esprime appunto la sua pienezza, il suo contenuto, le sue urgenze su tutta quanta la città territoriale, anche nei centri più piccoli, quindi anche questo è un aspetto a cui teniamo molto. E l'aspetto della ricerca per questo mio intervento di questo triennio è sicuramente uno degli aspetti principali. Tra i progetti che ho piacere di citare in questa occasione è il progetto dei Quaderni di Arte Italiana, che è una pubblicazione trimestrale da Treccani, con cui ogni volta proponiamo degli interventi tematici, sviluppando assieme alla comunità di redazione e naturalmente tutti i redattori della rivista dei contenuti, degli spunti di ricerca per cercare di dare una narrazione e sistematizzazione approfondita di quelle che sono le linee di ricerca dell'arte italiana negli ultimi 20 anni. Diciamo che il focus di intervento è l'arte del XXI secolo. In questo appunto stiamo anche promuovendo un forte dibattito, un forte scambio anche dell'università, il network interuniversitario quadriennale è il dialogo con le scuole dottorali e con appunto, i corsi di laurea in storia dell'arte per intercettare un po' in particolare sui dottorati le tesi più significative sull'arte italiana degli ultimi 20 anni, anche un po' per incentivare la ricerca su questo tema. E, quindi appunto sulla parte di ricerca abbiamo 13 interventi, un altro aspetto importante è quello delle residenze, della promozione dell'arte italiana, anche qui un focus importante è quello sugli under 35,
nello specifico adesso stiamo proponendo delle residenze alla School of Digital Arts di Manchester con due artisti che mandiamo per una residenza di produzione, quindi anche cercare di creare delle partnership e un programma di promozione internazionale capace di fornire degli strumenti ad artisti nella produzione del lavoro e anche nella sua internazionalizzazione in una certa misura. E questo insomma, è un progetto che vediamo particolarmente. In questo momento sono anche in corso delle residenze al Castello di Santa Severa. È un progetto realizzato in collaborazione con il MIC, con la Regione Lazio e con la Fondazione Sardegna. Questo primo ciclo di residenze di artisti ucraini e italiani sono attualmente in residenza presso il Castello di Santa Severa e ci sarà una seconda formazione di residenze a Cagliari inizio novembre. Quindi anche lì il rapporto con il dialogo in una situazione così complicata e complessa, però anche lì ha un interesse di internazionalizzazione e di dialogo e di scambio insomma, dell'arte italiana. Quindi questo è un po' il contesto in cui si inseriscono questi progetti. Io direi che le parole chiave appunto sono monitoraggio critico e promozione. Diciamo che l'obiettivo sarebbe tentare di fare in modo che queste cose possano andare simultaneamente in parallelo, cioè che dal monitoraggio critico, quindi dall'attenzione critica contenutistica su quelli che sono poi effettivamente gli indirizzi di ricerca dell'arte italiana, si possa poi portare avanti un'attività di promozione, che è quello che cerchiamo di fare anche attraverso diversi strumenti. Quindi procedo e vorrei iniziare appunto introducendo il progetto Panorama, di cui darò un'introduzione veloce e poi lascerei più la parte di approfondimento alla mia collega Alessandra Troncone, che è una delle curatrici coinvolte nel progetto e che penso possa dare un insight più vivo, più dentro la questione. Quindi io introduco molto volentieri il progetto. Appunto, Panorama è un progetto di monitoraggio critico, ovvero di in un certo senso tracciamento delle linee di intervento e di ricerca degli artisti operativi e che la ricerca si concentra nello specifico negli ultimi 20 anni, quindi sempre nel XX secolo, e che appunto operano in diverse parti del territorio. Qui forse il concetto di capillarità è quello che è un po' l'ambizione, la direzione verso cui guarda questo progetto, perché c'è l'interesse appunto di essere rappresentativi anche della diversità, delle specificità in cui diversi artisti operano. Per cui anche questo è dato che si cerca sempre di evidenziare anche negli studi critici, che sono poi a tutti gli effetti dei testi critici elaborati dai curatori e che vengono appunto puntati alla presentazione dell'artista. Nello specifico, per la realizzazione di questo progetto sono stati individuati 15 curatori divisi tra nord, centro e sud Italia. E qui appunto ho piacere di ricordare i nomi: sono per il nord Italia di Sacarotto, Edoardo De Conberti, Giacinto Di Pietro Antonio, Francesca Corisoli e Paolo Nicolin. Per il centro Italia sono Nicola Smartino, Anca Moia Garcia, Marco Scotti, Daniela Rincia e Marco Tulli. Per il sud Italia sono Daniela Vinci, Marcello Francolini, Lorenzo Madro, Chiara Piozzi e Alessandro Bucco. Quindi l'idea di partire dal coinvolgimento di questi 15 curatori è quella di permettere in un certo modo che ci sia l'esistenza di una equa ridistribuzione territoriale e allo stesso tempo di consentire una pluralità di voci, di critiche, di atteggiamenti critici nella restituzione di questi studi sui diritti. Quindi appunto viene pubblicato circa uno studio di visita al giorno sui canali di quaternari, sul sito e sui canali social. E appunto l'idea è quella di in qualche modo creare un rapporto continuativo e dinamico di quelle che sono gli altri soggettori di diversità degli artisti coinvolti, e ad oggi abbiamo realizzato circa 150 del studio visti, quindi in continuo aggiornamento, quindi questo è un dato in crescita, però è abbastanza significativo perché sono attività da basso, quindi insomma l'attività è stata continuata. Tutti gli studio visit sono comunque consultabili sul sito di Quadriennale e
sul sito quaderni.online, che approfitto per ricordare, è il sito in cui noi caricheremo anche tutti gli articoli dei quaderni d'arte italiana, quindi è uno strumento testuale di ricerca insomma abbastanza ricco, tradotto in italiano e in inglese, quindi è disponibile anche per una per chiunque volesse approfondire le lingue. Detto questo, mi soffermerei sul progetto Quotidiana, che è una delle, ecco, quelle che mi vede più coinvolta, linee di intervento di quadriennale rispetto alla promozione di quello che qua viene mappato, tracciato, monitorato. Quindi in questo senso una delle azioni che sono state identificate per la concretizzazione poi della proposta concreta di attività critiche legate alla ricerca sul territorio è quella di creare un ciclo di mostre, proporre un ciclo di mostre in uno spazio nuovo, insomma, per la quadriennale, che è il Palazzo Brassi, uno spazio della sovrintendenza capitolina, quindi insomma siamo anche molto contenti di questa collaborazione con Roma Culture. E appunto è un ciclo di mostre che si divide a sua volta in due cicli, che sono paesaggio e portfolio, e è un modo di restituire da un punto di vista espositivo quelle che sono delle linee di ricerca significative, indirizzi di ricerca significativi dell'arte italiana in questo momento, con un focus particolare sull'artista del 35, che è quello su cui mi soffermerò anche adesso in seguito, introducendo appunto, ecco, questi sono i due cicli. Praticamente riferiscono con l'aspetto sostanziale, il paesaggio ha come punto di partenza la narrazione critica, quindi si inizia l'identificazione di un curatore, di un critico, che presenta in qualche modo una lettura di contesto dell'arte italiana. Sulla base di quel testo, che effettivamente è un saggio, vengono identificati uno o più artisti e viene realizzato un progetto di mostra. Per quello che riguarda il portfolio, invece, il rapporto è frontale con l'artista, gli artisti di portfolio sono tutti artisti del 35, e qui diciamo si ha il collegamento un po' più sostanziale con quello che è il progetto di monitoraggio, perché molti degli artisti che vanno a confluire nel ciclo portfolio sono artisti che sono identificati attraverso lo strumento degli studio visivi. Quindi anche lì c'è un po' un affidarsi anche a questa coralità critica, diciamo fermando noi in prima persona, che può essere uno strumento utile per avere una panoramica su quella che è una produzione legata appunto al nostro contesto, e quindi su cui, da cui è possibile usarlo come strumento di ricerca, ma tutti gli effetti lo utilizziamo come strumento di ricerca, quindi ecco, si sostanzia proprio qui. Quindi appunto paesaggio ha affermato, come ho anticipato, questa caratteristica di essere legato molto a un aspetto curatoriale e critico. Io ho portato l'immagine della prima mostra che è stata realizzata, appunto a portogia della Pescaria. Comunque il curatore che ha inaugurato il ciclo di mostre è Anzio De Coteris, e appunto ha impostato il suo testo con una conversazione con Francis Hoffman, artista di base a Bologna, ma la Ruanda, e appunto, quindi in questo caso si è trattato di una mostra personale sulla base di questa conversazione che è stata sviluppata assieme. E il ciclo di mostre, cioè ogni mostra di portfolio dura 2 mesi, di paesaggio dura 2 mesi, scusate, mentre il portfolio è la mostra al mese, quindi ha anche un ricambio abbastanza intenso. Quindi passerei appunto al progetto portfolio, e la cui particolarità, oltre diciamo al ritmo intenso e alla caratteristica del 35, è anche il fatto che prende il nome dall'azione compiuta per una di queste mostre di redazione di un portfolio critico a mia cura, che racconta in qualche modo il contestualizzo della ricerca dell'artista che viene selezionato. Questo da una parte permette di restituire un metodo scientifico e comunque uno sguardo critico sulle ricerche di tutti gli artisti coinvolti, in modo anche se si tratta di artisti
Beh, io penso intanto l'artista può anche essere già molto prolifico, non è detto che comunque la produzione sia per forza sintetica, anzi. E quindi anche attraverso quella che è stata la ricerca fino a quel momento, permette di costruire quelle che sono, diciamo, le ricorrenze oppure le diversità, le linee di, appunto, di tangente dei diversi progetti realizzati dall'artista. La particolarità, questa è un'immagine dall'ultimo progetto che ha coinvolto Alessio Barchitta, un artista di Barcellona, forse di Gotto, in provincia di Messina, e che appunto ha portato una... Allora, il progetto prevede la presentazione di una sola opera, questo anche per consentire un focus proprio su quello che è l'oggetto della ricerca, quindi sono tutte delle mostre capsule, molto sintetiche, ma insomma che appunto hanno questa volontà di fare concentrare fortemente sul lavoro. E appunto questo è il primo progetto, è stato un progetto realizzato in stretto contatto con il territorio di riferimento, perché l'artista ovviamente attinge la maggior parte dei suoi lavori alle questi torrenti che circondano la città di Barcellona, Rozzo di Gotto, che sono praticamente delle discariche abusive. Quindi in qualche modo è molto legato al territorio di provenienza e restituisce anche la complessità, e tutto il lavoro di Alessio Barchitta in realtà è nutrito da questo rapporto con lo scarto, che molto spesso sono da scarti generalmente trovati in questi torrenti. E questa è la seconda mostra che è andata la scorsa settimana di Daniele Girolamo, artista pescarese, e appunto un'installazione sonora. Un ambiente sonoro che appunto nello specifico ha una matrice installativa, l'artista lavora molto con questi processi di visualizzazione del suono, quindi rendere visibile in qualche modo la provenienza del suono, quali sono i suoi meccanismi con cui lavora, quindi nello specifico questi bastoni rotanti è un elemento che forniva un suono riempiti da sabbia di mare, che appunto ruotando generava un ambiente sonoro. Quindi questo è diciamo quello che è l'ultima mostra attualmente in corso a Palazzo Braschi. Questa più o meno era la presentazione per quello che riguarda questi progetti. Sono molto contenta, insomma, se ci sono domande, insomma, richieste di approfondimento, sarà molto piacere rispondere. Thank you.